Luigi Favoloso non smette di parlare della ex fidanzata Nina Mori. Durante un confessionale, il Geffino rivela persino di aver desiderato avere un figlio con la modella croata. Dopo la rottura con Nina Mori, Luigi ragiona a mente fredda su quello che è stato il suo rapporto con l'ormai ex fidanzata. All'apostrofo interno del confessionale del Grande Fratello, il concorrente parla della loro storia. Il loro è stato un amore folle, che li tenuti uniti per oltre 4 anni. Un sentimento così profondo da far pensare al ragazzo di costruirsi una famiglia con lei. Prima di entrare nella casa, Favoloso aveva detto che dopo questa esperienza lui e Nina o si sarebbero sposati o si sarebbero lasciati. La seconda ipotesi si è avverata ancor prima della fine del reality. Favoloso ha anche confessato di aver chiesto a Nina di fare un figlio insieme. La ex moglie di Fabrizio Corona gli ha però negato questo desiderio poiché non si sentiva pronta. Ricordiamo che Nina ha 10 anni più di Luigi ed è madre di Carlos Maria, che oggi è un adolescente. La paternità mancata e l'allontanamento, il desiderio di diventare padre, contrastato proprio dall'amore, sarebbe uno dei tanti motivi per cui Favoloso non riusciva più a portare avanti la loro relazione. Nell'apostrofo ultimo anno il loro rapporto si era notevolmente raffreddato. La mattina mi svegliavo e non appena mi giravo per abbracciarla lei mi scansava dicendomi che non era giornata, ha dichiarato nella casa del GF. Gli ultimi tempi per la bella croata non sono stati affatto semplici. Una sentenza del Tribunale dei Minori le ha tolto l'affidamento di suo figlio assegnandolo a Gabriella Corona, madre del suo ex marito, con la quale non scorre buon sangue. In questo momento Nina sta lottando con tutte le sue forze per poter riottenere la custodia di Carlos. Durante la prima serata del reality Cristiano Malgioglio non ha risparmiato una dura critica a tal proposito a Favoloso. Nina sta passando un momento difficile e Luigi invece di starle accanto si comporta così. L'apostrofo appello di Nina per riavere il figlio dalle pagine di chi? Nina Mori lancia un appello per poter riottenere l'affidamento di Carlos. Mio figlio non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati 3 anni fa, Carlos ha chiuso con l'affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più. Il distacco da me è stato il più grande dolore della sua vita. E anche della mia, ha detto al settimanale diretto da Alfonso Signorini. L'apostrofo allontanamento del ragazzo è stato disposto dal tribunale dopo che la Moric si era procurata ferite da autolesionismo. La mamma di Fabrizio ha fatto di tutto per togliermelo. Ha persino dichiarato davanti ai giudici che ero dipendente da alcune droghe. Le analisi tossicologiche disposte dal tribunale hanno però dimostrato che si trattava di false accuse. Infine parla del motivo per cui ha deciso di lasciare Luigi. Favoloso, ha scelto di fare il GF anziché stare al mio fianco. Non avevo bisogno di una persona che sceglie il GF in luogo della sofferenza.